Fumante, allora un'approvazione con non pochi ostacoli. Ieri sera c'è stato un percorso, diciamo, abbastanza tormentato per arrivare a questa approvazione. Ma va detto che il centrodestra vede nella piscina nuova uno dei suoi fallimenti storici, in quanto l'hanno più volte annunciata ma mai realizzata. Ieri sera in Consiglio Comunale hanno portato 205 emendamenti che avevano come unico obiettivo quello di boicottare l'iter per l'approvazione della costruzione della nuova piscina. E questi emendamenti erano emendamenti pretestuosi che noi abbiamo bocciato uno dopo l'altro. Ma la questione politica rimane che un atteggiamento del genere è contro gli interessi della città, è contro gli interessi dei cittadini, contro gli interessi degli sportivi, perché va contro la possibilità di far edificare una nuova piscina, un nuovo impianto natatorio. Si parla di opportunità, appunto, quali sono queste opportunità? Insomma, che cosa si concretizza questa operazione? Ma l'oggetto era la variante che identifica e ridà praticamente la destinazione d'uso per accogliere la nuova piscina. È un impianto natatorio che sarà formato da una vasca di 25 metri, 8 corsie, un'altra vasca per i piccoli atleti e una vasca anche per le terapie in acqua. E l'ubicazione scelta dal comune è quella di fronte all'aeroporto, nell'area di Madonna Ponte, ed è un'area raggiungibile dalla città, raggiungibile anche dalle comunità a noi vicine, quindi è un'area che si presta anche ad ampliamenti futuri. E poi, oltre alla questione della piscina, in questa operazione ricordo che uno dei altri due vantaggi importanti sono l'ampliamento della RSA Don Tonucci da 30 a 90 posti e poi il completamento della lottizzazione dei giardini del Carmine che stanno a Gimarra, dove abbiamo due scheletri lì da anni, e quindi il Fondo Cives, che insieme al Comune di Fano e alla Fondazione Carifano fanno parte, diciamo, di questo di questa operazione, il Fondo Cives completerà questi appartamenti, togliendo ancora una volta dal degrado un quartiere intero che è rimasto lì, come dire, abbandonato da anni.